Ciao a tutti allenatori, sono sempre io, il vostro amico Federic, e benvenuti nel secondo episodio di Pokémon Masters. Ho visto che il primo vi è piaciuto tantissimo ed è per questo che ho deciso di proporvi un secondo episodio a distanza di pochissime ore dal primo. Ho assistito in tempo reale ai vostri mi piace, ai vostri commenti e ho visto quanto entusiasmo avete avuto per il lancio di questa nuova serie. Quindi continuate a supportare, mi raccomando, è importantissimo per Federic e vi prometto un nuovo episodio questa sera. Tre video? Si torna ai vecchi tempi? Dipende solo da voi. Prendiamo in mano il nostro bel telefono e iniziamo subito. Mi avete scritto in tantissimi come scaricare Pokémon Masters. Vi basta andare sul vostro telefono nello store e ricercarlo. Lo scaricate come applicazione. Semplicissimo. Su iOS e Android. Non so se attualmente è disponibile anche su altri sistemi operativi. Io lo gioco da iPhone. Quindi, ragazzi, potete vedere che il nostro team è un po' cambiato. Ho fatto qualche modifica. Ci basterà andare in squadra per vederlo, quindi modifica squadra, attualmente è composta da Misty e Rina, quindi Pokémon Erba e Pokémon Acqua, perché mi avete detto nei commenti che la prossima prova sarà particolarmente efficace con questi Pokémon. Quindi andiamo in avventura, poi avremo modo di aumentare il livello dei nostri Pokémon e tante belle cose, quindi andiamo in storia, possiamo fare anche missioni, chiamati episodi unità, diciamo delle mini storie con i vari allenatori che sbloccheremo. E un'altra cosa molto carina che possiamo fare è proprio ricercare le unità. È divertentissimo, ragazzi, se volete possiamo farlo. Costa 300 gemme. Ma sì, dai, facciamolo, giusto per iniziare. Dai, sì, dai, che sono curioso. È super divertente. Vediamo un po'. Vai! Porygon. Oh, vediamo, ragazzi, sono super eccitato. Dai, qualcosa di super buono, dai. Chi sarà? Oh! Bruno con Machamp! Ma che spettacolo! Un super 4! Ma che bomba! Veramente una bomba, ragazzi! Top! Almeno per ora, poi magari mi scrivete che fa schifo. Ma secondo me non è per niente male, anche perché è un super 4, quindi... Oh, volendo possiamo già modificare la nostra squadra, mettendo lui... Potremmo già fare un bel cambio, eh? Ma sì, dai. Proviamo a levare... Sì, Misty. E mettiamo lui, che tra l'altro ha 4 stelle. Livello 1, con colpo karate e super colpo. Sì, ragazzi. Proviamo con lui. Bomba! Andiamo in avventura, storia. E facciamo il capitolo 2. L'impaziente e i mascherati. L'impaziente immagino sia proprio Barry, giusto? Di solito è lui, Vai! Era da tantissimo che non mi divertivo così in un gioco, ragazzi. Questo, vi giuro, mi sta prendendo troppo. Eccoci, Federic. Barry dovrebbe essere qui in spiaggia. Presto, andiamo a cercarlo. Un momento, prima di tutto, perché non ci parli un po' di Barry? Che tipo è? Come se lei lo conoscesse, tra l'altro. Vengono da due regioni differenti, ma... è un tipo semplice e diretto. È proprio il tipo di allenatore con cui vado più d'accordo. Piacerebbe anche a me saper essere diretta e sincera come lui. E poi è un allenatore capace e affidabile. Pensa che persino Camilla gli ha fatti i complimenti. Ma non mi dire. Ah, però, mica male. Non vedo l'ora di incontrarlo. Andiamo allora. Voilà. Ok, abbiamo ottenuto delle ricompense, poi potremmo anche potenziare i nostri Pokémon, possiamo fare veramente tantissime cose, è il genere di gioco che adoro. Quindi, due lotte, ricompensa, il team direi che va bene così. Vedi, questa avventura sarà più facile se avrai in squadra Rina. Questo me l'avete scritto voi, ragazzi, io non sapevo nulla, infatti l'ho messa appositamente nel team. Nuotatore, la mia specialità è nuotare a stile Froakie e Bibilon. Ah, e ovviamente anche lottare con i Pokémon. Vediamo cosa sa fare questo nuotatore. Fuor d'acqua, tra l'altro. Ma sono tre! Qua, ragazzi, mosse su mosse erba ed elettro, proprio come se non ci fosse un domani. Con Machamp. Spettacolari, quindi tuono shock. Tu ancora, energy palla, lo facciamo fuori con un colpo. La vai, seleziona subito quello. Vediamo colpo karate quanto riesce a fare, ragazzi, che sono curioso. Vai, colpo karate, gli ha fatto pochissimo. O non l'ha proprio colpito? Ah, ecco, ok. Attacca dopo. Tuono shock. E lo dovremmo aver fatto fuori, vero? Vediamo. Bam. Perfetto. Lotta veramente super easy. Ricompense. Abbiamo sconfitto Gianni. Si chiamava Gianni. Bene. Andiamo avanti allora.
Adesso le lotte, ragazzi, sono semplici, ma io so che questo gioco da un momento all'altro va tutto per il meglio, poi da un livello all'altro, livello smisurato. Ed è successa la stessa cosa anche l'anno scorso con Pokémon Quest, se vi ricordate. Eravamo fortissimi e ogni volta che entravamo in un nuovo dungeon eravamo sempre super scarsi e dovevamo allenarci. Ma so per certo che è così. Per questo non posso garantirvi episodi tutti i giorni, perché sono sicuro che prima o poi arriveremo a un punto in cui dovremo allenarci. Ne sono sicuro. Comunque, con i vostri consigli sono sicuro che questa serie andrà per il meglio. Voglio che giocate insieme a me, andate pari passo con me. Perfetto. Se riusciamo a prenderci dei Pokémon forti, saremo più forti anche noi. Ehi voi, fate i bravi e dateci i vostri Pokémon. Ehi ragazzi, questo è subito il team malvagio? Really? Di già? Vi ricordo, non mi sono spoilerato nulla. Ok, Bibarel. Oh, Bibarel, perfetto. Allora, contro Meryl, tono shock. Contro questo facciamo energy palla. E contro quello al centro aspetto il colpo karate. Vai. Dobbiamo farli fuori tutti? Vediamo, tono shock si sta ricaricando. Intanto mi faccio attacco speciale a tutti. Più. Guardate quanto leva la debolezza. Perfetto, ancora colpo karate su di lui. Tono shock su Meryl e abbiamo fatto tutti fuori. Guardate che roba. Sbam. Già dal primo episodio si vede che Federic ha capito come si gioca, eh. Piano piano, piano piano. Vittoria. Adesso è semplice. Ma io sono sicuro che adesso succederà qualcosa. Ma come? Non eravamo abbastanza preparati? Per adesso. Ritirata. Ok, livello 6, eccetera. Ovviamente, ragazzi, quello che vedete sopra viene aggiornato ad ogni episodio, ma non è che lo sto ad aggiornare ad ogni lotta, anche perché sarebbe un lavoro lunghissimo, dato che vi devo caricare gli episodi in fretta, e non ha nemmeno senso aggiornarlo in continuazione ad ogni lotta, quindi diciamo che vedete un po' da come è composta la mia squadra. Quando la modifico, questo cambia, perché magari voi adesso state vedendo livello 3, per esempio, e qua siamo a livello 7. Ok, un bel po' di ricompense, sono contento, e andiamo avanti allora. Altre lotte? Vediamo. Benvenuto, c'è una promozione in corso. Regaliamo macchine allenamento. Usa una macchina allenamento e magia. La tua unità diventa più forte. Perché tu e il tuo Pikachu non provate questa per imparare una mossa? Ok. Mosse e abilità. Proviamolo su Pikachu. Proviamo, ok. Sì, mi impara fulmine. Che figata. Molto bene. Beh, sembra che è andata a meraviglia. Devo assolutamente farne scorta. Torna presto a trovarmi. Ragazzi, questo vuol dire che io posso insegnare nuove mosse anche a Machamp, per esempio? Ok, qua sono arrivato nella sezione per acquistare le gemme. Ragazzi, ma costano tantissimo le gemme. Mamma mia. Questo è uno dei classici giochi dove dopo un po' devi shoppare per forza. Vabbè, poi vedremo, cercherò di non shoppare comunque. Però abbiamo visto che in Pokémon Quest bisognava shoppare per forza per andare velocemente. Magari voi potete anche non farlo, ma per me che devo andare velocemente a terminare il gioco, shoppare è indispensabile, perché ragazzi, se no la serie non finirebbe mai. Andrei avanti magari per un mese e non voglio farvi aspettare così tanto. Comunque questo è un ragionamento poi particolare, ci penseremo. Scusate, tra l'altro... avventura, perché non è che è finita la storia, no? Un ragazzo impaziente, infatti, perché ci manca proprio la sfida contro Barry, sempre se lo sfidiamo, eh. Ma che volevano da noi quegli allenatori con la maschera? Ho sentito parlare di quegli allenatori mascherati, pare che se ne vadano in giro ad attaccare Pokémon per rubarli. E infatti, è il team malvagio della regione. Ma grazie ai delinquenti, tanto sono anche molto carini, eh. Fermi lì, mi stanno aspettando. Fate parte del Team Brick, vero? Ah, Team Brick si chiama. Vabbè, ragazzi. Subito, proprio così. Team Brick? Ma di che parli? Ma sei tu, Barry? Barry? È questo il tuo amico? Ma perché è così arrabbiato? Calmati, Barry, sono io, Ma che non la riconosci, cioè... What? Forza, Priplap, facciamo vedere a questi villani quanto siamo forti. Ma perché? Ma perché? Ma è stupido? Preparati, Federic, ci penseremo noi a fargli dare una bella calmata. Io... modestamente, Federic gira soltanto con belle ragazze. Però Misty, maschiaccio, come ha detto lei, la sostituiremo. No, scherzo, ovviamente. Versus Barry, raga. Versus Barry. Direi che questo team è adeguato. Mi piace, perché lotta, erba. Diamo un po' tutto, elettro. Può contrastare soprattutto i Pokémon di tipo acqua, quindi è perfetto. Oh, Piplup e due Spill. Ok. E foche. Dovremmo farcela, quindi facciamo un bel fulmine su Piplup, subito, un colpo karate su Spill, Energy Palla si deve ricaricare, ma intanto faccio un attacco speciale più a tutti, tuono shock, vai,
Quanto leva? Shottatissimo. Shottatissimo, raga. Ancora tuono shock su Piplup, però questa volta mi leva pochissimo comunque Machamp, eh. Ok, fatti fuori. E adesso ci manca soltanto il nostro caro Piplup. Attacco speciale ancora a tutti, dato che adesso Pikachu dovrebbe shottare. Non shotta con l'attacco speciale così alto. Ancora colpo karate. Adesso ragazzi usa la sua mossa Berry. Guarda che figata. Raggio unità acqua. Ma che storia. Vabbè, su Snivy non me lo fa fuori, infatti. Adesso io uso la mia mossa allora di Pikachu e te lo faccio fuori. Ecco qua, unimossa, che tra l'altro non avevo utilizzato con Pikachu nel precedente episodio. Bella. Vabbè, l'ammazziamo. Lo distruggiamo. Mille pezzi proprio. No? Incredibile, raga. Incredibile. Colpo karate. Muori. Oddio, è rimasto a un PS. Vabbè, dai, lo facciamo fuori contro uno shock allora. Rip. Brutto colpo. E Piplup ci abbandona. È stato un piacere, Barry. Veramente un piacere. Hai sconfitto Barry. Vittoria. Bomba. Allora, sicuramente se mi mettevo in squadra un po' come diverso da Machamp, però ancora più super efficace, avrei ridotto i tempi, però vabbè. Nuovo livello, livello 7, livello 8. Salgono abbastanza velocemente, almeno per ora. Monete ottenute, ricompensa, ricompensa lotta. Abbastanza buono. Ovviamente ad ogni episodio faremo una ricerca di allenatore, eh. Configgi il Team Break. Cercherò di fare un capitolo a episodio. Questo è il secondo capitolo, il secondo episodio, quindi cerchiamo di far così. Barry, guardami in faccia, sono io, ascoltami! Rina? Ma quindi non fate parte del Team Break? Ah, finalmente! Ce n'hai messo di tempo! Ci hai fatto prendere un colpo? Ma che succede? Scusatemi, mi sono sbagliato! Però sono contento di essere stato battuto da voi e non da quelli del Team Break. Ah, Rina! Ti hai visto anche tu, vero? Dei tipi loschi con l'indosso delle maschere veramente bizzarre. Sì, ne abbiamo incontrati alcuni poco fa. Non riesco proprio a capire che gusto ci trovino nel dar fastidio agli altri. Ah, non mi dire. Hanno messo gli occhi anche sul tuo Pokémon? Che gruppo di buoni a nulla. A proposito, ci fate voi qui? Ah giusto, eravamo venuti a cercarti, Barry. Volevamo parlare proprio con te. Frederick, come avrei già intuito, lui è Barry. Sì, l'ho intuito, grazie. È un allenatore famoso a Sinnoh. È un tipo un po' impaziente, ma sa essere anche molto affidabile quando vuole. Senti, Barry, stiamo mettendo assieme una squadra per il BPM. Per caso, saresti interessato a unirti a noi? Io e Frederick ne saremo felici. Una squadra per il BPM, interessante. Qui vicino c'è uno dei loro ritrovi. Ah, che faccio, riesco a decidermi. Tu che dici, Frederick? Che facciamo? Ma sì, dai, aiutiamolo. Ottima idea, ti daremo una mano a conciarli per le feste, Barry. Bene ragazzi, secondo capitolo completato. Io sono Barry e vengo da Due Foglie. Se non sai dov'è, ti rifilo una multa salatissima di 10 milioni. Ah, i ricordi di Sinnoh, ragazzi. Bellissimi, veramente bellissimi ricordi. Bon, in realtà, sì, mi è piaciuto Pokémon Master, dopo te lo valuto, grazie applicazione, grazie. Versus Team Break, grotta. In realtà non è ancora finito questo secondo capitolo, quindi possiamo farla grotta. Però sento che mi devo modificare un po' il team. Boh, ci proviamo ragazzi comunque. Team Break Grotta, dai, proviamoci. Ma per ora sento di non modificare il mio team, sinceramente. Anche perché non saprei chi metterli. Mi sento osservato. Non sarà mica... Oh, parte subito la sfida, così? Lo sapevo, siete voi le pezzi che ci stanno tra i piedi. Però avete dei gran bei Pokémon, eh? Facciamo che me li prendo tutti io, dopo avervi mandato al tappeto. Ovviamente, fatemi sotto. Ok ragazzi, Team Break, vediamo un po' i mascherati, immagino, qui. Mandano in campo Starevia, Fempi. Oh mio Dio, tutti Pokémon abbastanza diversi. Bene. Ah, un Ospass anche, a caso. Oh mio Dio, Fulmine su lui. Quindi, colpo karate invece su Nospass. Anche se posso fargli una bella energipala, l'abbiamo shottato. Tuono shock, ah no, tuono shock adesso su Starevia. Via subito. Colpo karate su Fempi. Potrei aumentarmi l'attacco speciale, ma per ora sto bene così. Ragazzi, aspetto che si ricarichi tutto. Faccio un altro tuono shock su di lui. Bene, bene, attacco speciale, così che almeno l'aumento a tutti. Tuono shock su di lui sempre. Dovrei shottarlo adesso che ho l'attacco speciale per due. Sbam, non ancora. Perfetto.
colpo karate su di lui. Vediamo se lo shotto. Shottato con brutto colpo. E adesso, ragazzi, non mi resta che ammazzare lui. Mamma mia, Snivy si ricarica. Ci mette un botto per ricaricarsi, Snivy. Ed è quello che subisce di più. Va bene, ripperoni. See you. Ciao, Palpitoad. Sconfitti veramente facili facili questi, ragazzi. Credo che sono stato anche abbastanza fortunato a trovare un Machamp. Perché comunque è pur sempre un Super 4. Non credo che lì nella ricerca posso trovare addirittura i campioni. Davvero, cioè, là è come una cassa. Cioè, ci sono i leggendari a questo punto. Che però sarebbero tipo, in questo caso, i campioni della Lega. Potrebbe essere così, Ovviamente, ricordo, ancora non so nulla. Leggo però ogni singolo dei vostri commenti. Allenatore mascherato. Qualcuno si aggira nel nostro nascondiglio. La guardia all'ingresso, che fa? Dorme? I vostri Pokémon sembrano proprio degli ottimi esemplari. Sì, questi Pokémon allenati da voi con tanto tanto amore saranno miei. Ok, ragazzi, parte un'altra sfida. Tra l'altro bellissima la transizione. Ouch! Qua forse dovremmo cambiare Pokémon perché Pikachu è super efficace e Zubat con Snivy per niente. Oh mio Dio, facciamo fuori prima di Zubat. Snivy lo uso per l'attacco speciale, ragazzi, mentre con lui faccio super colpo. Continuo con un altro tono shock. Posso fare energy palla su Trapinch. Anche colpo karate volendo, Ok, aspettiamo, aspettiamo. L'ha quasi shottato. Buono. Fulmine. Aspettiamo ancora un attimo che si ricarica tutto. Super colpo. E l'ultimo tono shock. L'ultimissimo. Che deve arrivare tra l'altro adesso. Ok. Fatto, ragazzi. Easy. Bam. Ah, i Pokémon evitano anche l'attacco. Perché Snivy mi ha evitato tutto praticamente. Prevedo che in questa grotta ci siano Pokémon di tipo acqua. Perché l'ambientazione è quella. Infatti non capisco perché mi hanno mandato Zubat. Vabbè che Zubat stanno nelle grotte. Ed è palese. Però. Comunque, ragazzi, se ancora non avete lasciato un mi piace, fatelo. Perché mi supporta tantissimo la serie. Veramente. Per ora meglio battere in ritirata, ha detto. Va bene, livello 9, livello 8, tuttavia non voglio giocare solo con loro, perché comunque, pensandoci, gli altri poi rimangono a livelli bassi, quindi non è mai una buona cosa. Nel caso facciamo le missioni e non andiamo avanti nella storia. Si prospetta un'altra lotta lunghissima, ne abbiamo ben due, sempre nella grotta. Siete pronti, miei possenti bicipiti? Vediamo, 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 vediamo cosa fare. Ora quei Pokémon sono sempre un po' più forti, ma veramente abbiamo super efficace su tutto. Geodude viene menato male con le mosse lotta. Erba, l'unico che non può far niente in questo caso, secondo me, è proprio Pikachu. Ma proprio per niente, Pikachu non può proprio attaccare. Vabbè, ci provo, ma tanto posso far ben poco. Aspettiamo il colpo karate. Purtroppo Pikachu qua è inutile. Quanto li leva? Beh, li leva anche abbastanza, dire il vero. Facciamo energy palla. Io aspetterei energy palla perché tanto non lo shotta in alcun modo. Pikachu non lo shotta, anzi lo shotta però Machamp. Perfetto. Tra l'altro il colpo karate ha bisogno, dal momento che lo selezioni, un po' di ricarica. Ecco, abbiamo lui. E con lui, ragazzi, ovviamente tuono shock. Quasi spreca. Attacco speciale, così ci aumentiamo per il prossimo attacco. Ancora tuono shock. Madonna, Pikachu quanto è forte, raga. Mamma mia, quanto leva. Prima che mi fa la sua mossa più forte, gli faccio un colpo karate. E lo shotta. Adesso sì che si inizia a giocare bene. Adesso sì. Hai sconfitto allenatore mascherato. Bomba. Perfetto. Ciao. E ora? Cosa succede? C'è il fondo della grotta? E lei? Ah, mamma mia, che strazio. Ok, i nostri sguardi ci sono incrociati. Eccetera, eccetera. Facciamo in fretta, va? Va bene. Volete andare avanti, sì? Direi che potete andare. E no, invece. Vabbè. Mi ha un po' fregato. Credo, ragazzi, che questa sia l'ultima lotta da fare, almeno per questo capitolo. Dopodiché ci saluteremo e ci vediamo questa sera per un nuovo episodio. Ovviamente voi supportate sempre. Vediamo un po'. Bene. Dovremmo farcela, Siamo sempre belli carichi, quindi facciamo su di lui un fulmine. Facciamo su di lui un bel energy palla. Anzi no, energy palla lo facciamo su di lui.
Mentre colpo karate lo potremmo fare proprio... Oh, madonna quanto mi leva. Troppo. Vai adagio, 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 adagio. Super efficace, malissimo. Adesso aspettiamo perché gli faccio un fulmine. Ma un fulmine bello potente. Anche lui sta fermo perché si starà ricaricando. Fulmine. Ok, più attacco speciale. Mamma mia raga, che dolore. Che dolore. Attacco speciale, adesso lo shotto contro uno shock perché ovviamente ho aumentato l'attacco, vero? No, fulmine era più forte. Wow, che animazione. Bellissima. Velocità adesso diventa più veloce, ma ormai è finita la lotta. KO. Sbam. Ha un altro Pokémon? Perfetto così? Ricompense per due? Abbiamo sconfitto allenatrice mascherata. Al bacio, al bacio. Bene, quello che potevo fare l'ho fatto. E il mio compito è finito. Auguri. Finish. Livello 10. Già il livello 10, signori. Guardate quanti punti salute. 121. 32 di attacco. Mamma mia. Bomba. Premi ricompensa. Completamento. Perfetto. Bene raga, io direi che per questo episodio può essere tutto, dobbiamo completare il capitolo 2, ma capite che è veramente lunghissimo, io voglio fare episodi da 20 minuti, nel prossimo andremo sicuramente al capitolo 3, da Federic è veramente tutto, vi invito a lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale per tanti nuovi video, e ci vediamo questa sera, ma sapete cosa dovete fare? Ciao allenatori!